Bentornati, pace e bene. Oggi, 22 ottobre, ricordiamo San Giovanni Paolo II. Ascoltiamo. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Era il 22 ottobre 1978 quando Giovanni Paolo II inaugurava il proprio pontificato con una frase entrata nella storia della Chiesa. Karol Wojtyla, divenuto pontefice col nome di Giovanni Paolo II, con la sua elezione alla sede apostolica il 16 ottobre 1978, nacque a Badovice, in Polonia, il 18 maggio 1920. Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella chiesa parrocchiale di Badovice. Terminati gli studi, nel 1938 si iscrisse all'Università Jagellonica di Cracovia. Con l'avvento del nazismo e la conseguente guerra mondiale, Karol inizia a lavorare in una cava per poi frequentare i corsi di formazione al sacerdozio che lo porteranno a ricevere l'ordinazione il 1 novembre 1946. Il 4 luglio 1958 Papa Pio XII lo nominò ausiliare di Cracovia per poi diventare cardinale arcivescovo. I cardinali, riuniti in conclave, lo elessero papa alla morte di Giovanni Paolo I, di cui prese il nome. Giovanni Paolo II, il cui pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa, ha esercitato il suo ministero con tutte le sue energie, con instancabile spirito missionario. I suoi viaggi apostolici nel mondo sono stati 104. In Italia ha compiuto 146 visite pastorali. Il 13 maggio 1981 fu gravemente ferito in un attentato da un estremista turco, Ali Açka, che poi volle incontrare durante la sua visita al carcere romano di Rebibbia. Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare nel 1985 le Giornate Mondiali della Gioventù, che hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo. Allo stesso modo, la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli incontri mondiali delle famiglie da lui iniziati a partire dal 1994. Tra gli altri temi del pontificato spiccano la necessità di una nuova evangelizzazione, la difesa e promozione dei diritti umani, in particolare la libertà religiosa, la tutela della vita, contro l'aborto, l'eutanasia e ogni forma di violenza, la pace e la giustizia sociale. Il pontificato è stato anche contrassegnato dal sostegno ad alcuni movimenti ecclesiali e dalla continuazione del dialogo ecumenico con le altre confessioni cristiane e le religioni non cristiane. Va ricordata soprattutto la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace, tenutasi ad Assisi il 27 ottobre 1986 per iniziativa del Papa, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle chiese cristiane e delle principali religioni. Decisivo il suo contributo alla caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti che opprimevano la sua Polonia e l'Est Europa, atti che hanno proiettato l'intero mondo occidentale verso un futuro in cui ogni uomo può scrivere la propria storia. Sotto la sua guida, la Chiesa si è avvicinata al terzo millennio e ha celebrato il grande giubileo del 2000, idealmente preparato dall'anno della Redenzione e dall'anno dedicato a Maria, a cui era profondamente legato, tanto da dedicarle il suo motto pontificale, Totus Tuus, e a cui è seguito l'anno dell'Eucaristia. Con la celebrazione penitenziale del Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II ha voluto compiere uno sforzo, senza precedenti nella storia, di purificazione della memoria dei cattolici, rompendo con la tradizione del silenzio assoluto su alcune colpe del passato. Ha dato un impulso straordinario alle canonizzazioni e beatificazioni, per mostrare innumerevoli esempi della santità di oggi, che fossero d'incitamento agli uomini del nostro tempo. Ha celebrato 147 cerimonie di beatificazione, nelle quali ha proclamato 1338 beati, e 51 canonizzazioni, per un totale di 482 santi, tra cui anche Padre Pio, che in vita aveva conosciuto e incontrato, tanto da chiedergli di pregare per una sua cara amica, Wanda Poltaska, affetta da un terribile male e poi miracolosamente guarita. Tra i suoi documenti principali si annoverano 14 lettere encicliche dedicate, per fare alcuni esempi, ai temi della fede, del sociale, della vita, del rapporto tra fede e ragione, 15 esortazioni apostoliche, 11 costituzioni apostoliche, 45 lettere apostoliche e 5 libri. Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il 2 aprile 2005
alle ore 21:37, mentre volgeva al termine il sabato e si era già entrati nel giorno del Signore, ottava di Pasqua e domenica della Divina Misericordia. Che uomo che è stato Giovanni Paolo II, anch'io personalmente sono molto molto grato a Dio per il dono che è stata la sua persona, la sua santità, se penso solo anche alle GMG, queste giornate che lui ha pensato per tutti i giovani e che in effetti mi hanno cambiato la vita. Ricordo il giorno del funerale di Giovanni Paolo II, comunque poco prima, dopo la morte, io ero all'università e c'era un mio amico che io sapevo, non credente o comunque non particolarmente coinvolto nelle questioni di chiesa, che era veramente triste per la morte di Giovanni Paolo II e disse che si stava organizzando per andare al suo funerale. Mi colpì molto questa storia, perché effettivamente Giovanni Paolo seppe comunicare tantissimo il messaggio della fede a tutti e tutti hanno potuto vedere in lui un punto di riferimento e un padre amorevole, benché le sue posizioni da un certo punto di vista fossero anche inflessibili. E questo forse è il miracolo di una paternità sana, una paternità santa. E perché la sua voce possa continuare a portare il buon frutto nella storia, noi ci affidiamo proprio alla sua intercessione. Giovanni Paolo II prega per noi.